Benvenuti alle ultime Buffalo notizie del venerdì di Edgewood. Io sono Avery e lui è... Perché mi stai fissando? Sono Rick. Sono Rick. Sono... la linea di chi... Strano. Collegatevi con Dicky. Buono. Dicky. Oh, giusto. Ciao a tutti. Voci di corridoio dicono che l'acqua di questa fontanella sa di puzza di piedi. Datemi un po' di acqua. Ma questo studente assetato sembra non interessare. Che cosa ti è successo? Sì. Come hai fatto a bere così tanta acqua? Sei un pesce per caso? Ma siamo tutti dei pesci. Questa cosa dei pesci sta diventando una fissa. Dovevamo essere la squadra di Aci e Lodi, Ricky. Con quello che hai fatto, un voto alto non lo prenderemo mai. Non so cosa sia successo, solo... Va tutto bene, Ricky. Perché ti stai comportando in modo strano? Io... Acqua! Strano. Avete notato? Ogni volta che Avery è nei paraggi, Ricky fa... Io... Ma certo, è ovvio! Rimpiazzare mai con Avery, non vedere quanto è incapace, singhiozzare ogni volta che c'è lei in giro. Capite cosa significa? Sì! Avery lo sta trasformando in un pesce! No, Dicky, Ricky si è preso una cotta per Avery. Non credo. La storia del pesce ha più senso. Allora, Ricky, abbiamo una teoria sul tuo comportamento. Non mi piace, Avery. Anch'io ho una teoria, ma diversa. Non insistere, non è un pesce. Hai una cotta per Avery, vero, Ricky? No, è che sono un pesce. Mi hai licenziata solo per una cotta. Per colpa sua prenderemo un brutto voto alla fine. Devi rimettere Avery ai compleanni, Ricky. Perché? Vi dico che è perfetta come conduttrice. È dolce, gentile, meravigliosa e la sua voce è come un canto di un angelo. Come il canto di un angelo. Ha preso proprio una bella cotta. Non so, che cosa pensavi di darle dopo la conduzione? Fammi pensare. Io faccio il produttore, lei la conduttrice, prendiamo il massimo dei voti e ci sposiamo. Sposarti? Non riesci neanche a parlare con lei? Ci riuscivo prima che Don mi rubasse le cuffie e la cartellina. Ciao. Dammi le cuffie e la cartellina, ti prego. Senti, vogliamo tutti un bel voto, ma non siamo solo un grande team, noi siamo anche gli Harper. E credo di sapere come fare per non perdere il 10 e Lode e Avery. Ah, grazie. Chi di voi due vuole condurre insieme a Avery? Penso di parlare per entrambe e ti dico no, no. Devi cercare di non imbarazzarti quando c'è lei. E io so come fare. Benvenuti alle ultime Buffalo notizie. Io sono Ricky. Ciao, Ricky. Io sono Avery. Non mi aiuti per niente. Non parli affatto come lei. Ti prego, Avery parla esattamente così. Fammi provare. C'è qualcuno qui che somiglia a un pesce, Ricky. E credo che sia tu. No, Avery è più così. Ciao, sono Avery! Sei uguale alla mamma. Non è vero. La mamma è più... Ciao, sono la mamma! No, non è così. La mamma fa più... Non mi interessa come parla nostra mamma. A me piace Avery, non la mamma. E cosa hai detto? Niente, ti voglio bene. Così non mi aiutate. Nessuno di voi le somiglia. Che ne dici di me? Perché mi stai fissando? Ok, così funziona, no? Cominciamo da capo. Perché mi stai fissando? Benvenuti a... Perché mi stai fissando? Benvenuti alle ultime notizie. Perché mi stai fissando? Puoi farcela, vai, Dicky. Concentrati. Vinci le tue paure. Zitta, mamma. Benvenuti alle ultime Buffalo... Perché mi stai fissando? Ti fisso perché mi sono preso una cotta per te. Benvenuti alle ultime Buffalo notizie di Edgewood. Vuoi sposarmi? Per oggi basta. Almeno riesci a parlare con lei? Ma forse non dovresti esagerare.